Serata a tutti, cari amici. Ebbene, oggi qui da noi in Puglia, nello specifico nella mia città, tranne giornata molto troppo piovosa. Comunque, con questa diretta andiamo un po' a compensare il DG della sera, che di solito faccio sul canale YouTube, però facciamo pochi minuti perché subito alle 19:15 sarò impegnato con una diretta, con una videoconferenza con i miei amici e compagni del Baskin. Bene, come ho detto già nel video, un po' tra il mattutino e il pomeridiano, si festeggerà venerdì, questo venerdì, il 25esimo anniversario di carriera da pro wrestler di The Game Hunter, Triple H nella WWE, una carriera memorabile con tantissimi trionfi, allori e cinture vinte, e anche varie stable, la DX, l'Evolution, che hanno fatto la storia di questa grande federazione, che secondo me sarà sempre comunque la number one in tutto il mondo. Voi la diretta che c'è stata anche oggi pomeriggio con la rubrica settimanale del mercoledì The Bump ha dato luce appunto a una bellissima intervista che lo stesso Triple H ha tenuto alla presenza dei presentatori del programma, ovviamente da casa sua. Ho visto che un po' gli stanno ricrescendo i capelli. Lui mi sa che solitamente tendeva a rasarseli. Comunque, peccato perché insomma, forse magari sembrerebbe un po' più giovane senza barba. Comunque, vabbè, sono scelte che ognuno di noi fa liberamente ed è giusto che sia così. Poi, proprio mentre andava in onda la rubrica The Bump, praticamente c'era stato il caricamento del lungo video, ben 13 minuti di video, dove la federazione lo ha omaggiato con i 20, una speciale top 25, addirittura considerando appunto i 25 anni di carriera, con appunto 25 momenti memorabili della sua carriera. Poi io che a The Bump praticamente ho seguito esclusivamente l'intervista e nient'altro, ero curioso di sentire Triple H. C'è stato anche un video messaggio del grande attore performer Dwayne Johnson The Rock, che lo ha omaggiato in giusta maniera anche perché il primo incontro importante di Triple H fu proprio contro The Rock, Dwayne Johnson. Inoltre, per chi se la fosse persa, grazie Vincenzo per il mi piace. A proposito che mi ha lasciato il mi piace, Vincenzo, vi ricordo di andare a recuperare o sul mio canale YouTube o sulla pagina ufficiale di Lega Ambiente, il Circolo di Trani, la diretta che ieri sera è stata realizzata appunto da Vincenzo Di Cugno e dagli altri collaboratori dell'ambiente impiegatizio e lavorativo Lega Ambiente e non, bellissima puntata quella di ieri dove si è parlato di smart working, quindi lavoro digitale che ovviamente per alcuni ambiti sta sicuramente portando dei vantaggi, però dall'altro sicuramente c'è il discorso di questo distanziamento sociale che però speriamo tutti quanti che dal 4 maggio qui in Puglia potremmo piano piano, gradatamente, gradualmente ricominciare a riconquistare, ovviamente con le dovute e debite distanze. Sicuramente credo che si potrà uscire esclusivamente in due, non di più. Oltre ovviamente a pensare che comunque tante attività, tante filiere sono, cioè, hanno, voglio dire, questa è un'ennesima crisi sulla crisi della crisi, già che ormai diciamo c'era perché
Volevo dire, non ci nascondiamo, purtroppo sì, diciamo che da un lato il governo nazionale deve dare, come dire, deve attribuire dei costi per qualsiasi cosa, però dall'altra volta lo stesso governo ci costringe, tra virgolette, se c'è da una parte l'intenzione di mettersi in gioco, poi magari proprio perché per via di spese che purtroppo bisogna sostenere, magari non si riesce a rientrare, per dire, nei ricavi, si rischia di, come si dice, di fare già alcuni passi indietro e magari di non fare più quello che si stava iniziando a progettare. Comunque, tornando un momentino a quanto riguarda Lega Ambiente Trani, ringrazio molto il professor Vincenzo Di Cugno e io lo farò sicuramente quando sarà possibile. Mi iscriverò alla nostra sezione di Trani di Lega Ambiente perché intendo anche io contribuire per quanto riguarda appunto l'ambiente che ci circonda, una pulizia, quindi è una promozione del territorio. Quello nostro di Trani, che ovviamente come tutti i territori ha dei valori importanti, indissolubili, storici, artistici, culturali e quant'altro. Quindi, caro Vincenzo e soprattutto caro Pierluigi, ben presto ci sarà un nuovo membro nella sezione di Trani di Lega Ambiente. Per il resto, poi ho visto alle 17 su Teleregione, canale 14 del digitale terrestre, la Via Lucis dell'arcivescovo Leonardo D'Ascenzo. Alle 9, alle 21 questa sera, Santo Rosario, la preghiera degli italiani sul canale 28 del digitale terrestre TV 2000. Poi, ovviamente, gli altri appuntamenti. Ovviamente la classica celebrazione eucaristica della domenica di Papa Francesco sia su TV 2000 che su Rai 1 HD, senza dimenticare ovviamente che qui a Trani siamo in prossimità della solennità del crocifisso di Colonna, che però purtroppo quest'anno non ci potrà essere la processione, però comunque l'arcivescovo Leonardo D'Ascenzo si recherà presso il monastero di Colonna, qui proprio a 2 passi da casa mia, per celebrare la messa. E poi, come avevo sentito anche dal parroco della mia parrocchia, dello Spirito Santo, Don Mimmo Gramegna, approfitto per dire: mettete un bel mi piace alla pagina della parrocchia Spirito Santo di Trani e fatelo anche per la pagina ufficiale di Legambiente, il Circolo di Trani. Quindi sarà portata l'effigie del crocifisso di Colonna nella chiesa di San Francesco, quindi proprio vicino alla biblioteca comunale Giovanni Borgio. Poi, in chiusura, ovviamente ci tengo a dire i miei canali di diffusione di notizie, video e quant'altro, ovviamente li sapete: YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Beh, io sto quasi vicino all'orario della diretta con i miei compagni di Baskin, quindi non mi resta che salutarvi. Ovviamente domani arriverà
un piccolo e breve commento su quello che vedrò per quanto riguarda la puntata di WWE NXT, dove ricordo ci sono altri due match per il torneo per decretare il campione dei pesi leggeri di NXT e ovviamente poi il piatto forte della serata che sarà Finn Balor contro Velvet in Dream, il main event dello show. Poi, per quanto riguarda NXT, probabile che mi vada a visionare la puntata integrale e ovviamente cercherò di dare uno sguardo anche a una sintesi di All Elite Wrestling Dynamite. Bene, grazie a tutti, buon proseguimento di serata. Ci vediamo quando prima. Oggi le notizie continueranno, penso, fino massimo alle 21, 21 e 30. Ci vediamo domani con gli altri video e alla prossima. Di nuovo buona serata, buona cena a tutti, anche se è presto. Buonanotte, a domani. Ciao!